Siamo a Castrocaro Terme, il tempio delle voci nuove della musica leggera italiana. Questa vicino a me è una schiacciatina a forma di luna piena, oppure potremmo dire, per meglio restare in tema, una schiacciatina a forma di 45 giri. È la piadina romagnola, simbolo gastronomico di questa terra. Abbiamo la giuria qui al Bulbul, il locale che ci sta ospitando. Sono 500 persone alle quali abbiamo già consegnato la scheda all'ingresso. 500 persone appartenenti a tutte le fasce d'età. Naturalmente questa sera abbiamo privilegiato la fascia tra gli 8 e i 14 anni. Direi che dal Bulbul per il momento è tutto. Vi mandiamo il nostro saluto e ci risentiamo più tardi. Ciao. Grazie Elisabetta Gardini, che ha parlato da Castrocaro Terme. Finalissima del Festival delle Voci Nuove. Questo festival che a suo tempo lanciò Gigliola Cinquetti, la quale, lo ricordo ancora una volta, caso unico nella storia della musica leggera italiana, vinse consecutivamente a Castrocaro, a Sanremo e all'Eurofestival, è giunto oramai alla sua 26esima edizione. Abbiamo qui con noi i giovanissimi finalisti e ve li voglio rapidissimamente presentare. Allora cominciamo dai gruppi. Abbiamo qui un gruppo composto da tre elementi di Trieste, i Modem. Poi passiamo al gruppo toscano Garage. Attenzione perché hanno anche un elemento esotico, Maurizio di Rio de Janeiro. Poi Antonella Ruggiero, scusate, la più giovane, difatti ha solamente 15 anni. Poi le due sorelle Lorena e Bianca Biolcati. Solitamente cantano insieme in un gruppo milanese, ma qui al Festival di Castrocaro saranno soliste. Poi Lucio Cammerucci di Ostra, in provincia di Ancona. Laura Landi di Firenze, Milvio Cardellini nato a Roma ma vive a Genova e poi per finire due ragazzi che sembrano fratelli ma fratelli non sono, Antonio Valentini di Genova e Claudio Patti di Parma. Sono 14 scusate, ragazzi simpaticissimi, molto affiatati fra di loro e noi ci auguriamo che Castrocaro porti veramente tantissimo successo. Per il momento è tutto, vi ripassiamo la linea. Grazie Elisabetta, Elisabetta Gardini da Castrocaro Terme, terra ubertosa di Romagna, solatia dolce e cortese. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, siamo alla finalissima della 26esima edizione del concorso Voci Nuove Talent Scout di Castrocaro, la cittadina termale che ha tenuto a battesimo la manifestazione che ancora la ospita. Pensate che la prima edizione di questo concorso risale al lontano 1957. Da quella data si sono susseguiti una marea di giovani che volevano partecipare a questo concorso che ha lanciato tanti cantanti famosi. È il momento sempre un po' solenne delle premiazioni. In questo momento io voglio chiamare qui sul palco, vicino a noi, i nostri graditissimi ospiti di questa sera, Dalila Di Lazzaro e Renato Zero. A loro il compito importantissimo di leggere il nome, i nomi del primo e del secondo classificato. Dunque, io sinceramente fino adesso mi ero divertito a stare lì, assistere come spettatore. Quando mi è arrivato questo telegramma, che è il telegramma per la felicità di alcuni di quelli che si sono esibiti questa sera, ma io spero e voglio togliermi dall'impaccio di questa responsabilità che questo telegramma, che farà felici soltanto tre di questi ragazzi di stasera, possa essere un telegramma auspicabile di felicità e di fortuna a tutti gli altri che hanno partecipato, che a mio giudizio erano anche loro meritevoli di applauso e di incoraggiamento. Comincerei dal terzo, cioè il terzo in ordine di come ci viene presentato. Perché... Milvio Cardellini. Oh. Diamo il secondo posto. Laura Landi. Laura Landi. Un altro bilancio. E siamo così a quota 2, ne manca uno che andiamo subito a presentare.
Loredana Biolcati. Lorena Biolcati. Grazie. Allora, assieme a voi ringraziamo Renato Zero per questa partecipazione. Ringraziamo Davide Di Lazzaro ed è giunto il momento di chiamare chi consegna i premi. La professoressa Gabriella Poma e il dottor Raffaele Schiavo consegneranno il premio ai nostri primi tre classificati. Allora, tutte e tre i nostri, non è bello dire vincitori, così si sono classificati e come gli altri aspirano ad essere divi del microfono. I nostri migliori auguri a loro tre che sono qui con noi sul palco, ma in ugual misura a tutti quelli che sono stati questa sera qui a Castrocaro Terme. E grazie a tutti voi. Arrivederci alla prossima edizione del concorso Voci Nuove di Castrocaro Terme. Ciao la a tutti. La 27esima edizione, all'anno prossimo, ciao. Grazie, ciao.